perdere questa partita ci può anche stare, visto che noi abbiamo avuto due gol annullati, una papera del portiere e un gol che io ho visto poco chiaro. E le partite sono fatte così, il calcio è questo, il pallone è rotondo, quindi ci può anche stare, però dico, abbiamo perso contro una squadra che non è una squadretta, è una squadra importante con dei giovani importanti e dei giocatori che hanno detto la loro in campo, quindi perdere in questa maniera brucia, però perdere contro una squadra che, come la Leon Fortese, ci può anche stare. Ma dal punto di vista tecnico che è mancata la profondità e la decisione e la voglia di vincere questa partita. Io voglio dire, la squadra Lagras è stata poco incisiva, ha avuto poche occasioni da rete, non è la solita Lagras che siamo abituati a vedere, però voglio ricordare che abbiamo giocato con 40 gradi, i giocatori possono anche avere un calo fisico, è chiaro che non ci sono scusanti. Uno bisogna anche accettare le sconfitte, come accettiamo anche le vittorie. Le difficoltà le abbiamo avute subito, sin dal primo tempo. Un po' anche a livello fisico, abbiamo sofferto il ritmo, l'aggressività della Leon Fortese, l'abbiamo subito abbondantemente per 30 minuti, non riuscivamo a venire fuori da quella situazione. Poi dopo il pareggio, negli ultimi 15 minuti invece, la partita un po' era cambiata, e abbiamo preso il sopravvento dalla partita, potevamo già andare in vantaggio anche a fine primo tempo. E il secondo tempo, tutto sommato, l'avevamo cominciato fino all'episodio del gol annullato noi, abbastanza bene. L'unica cosa che è mancata lì nel secondo tempo è stata quella cattiveria che ti deve fare chiudere queste partite. Una squadra forte là deve alzare ancora di più i ritmi, capire la debolezza del momento dell'avversario e andare a chiudere la partita. Noi non l'abbiamo fatta, l'abbiamo tenuta in partita e poi l'episodio lì ormai ci può stare, lo puoi subire, ma non è tanto lì sull'episodio che dobbiamo andare a attenzionare, invece che ogni partita in questa categoria è così, e quindi se l'Agras ha delle ambizioni deve legittimarle sul campo con un tono agonistico più elevato. Non possiamo pensare che tutti si mettono a guardarci e a dire che siamo belli, che siamo bravi, perché troveremo queste partite, troveremo questo agonismo, troveremo tante di queste situazioni e dobbiamo alzare l'intensità, dobbiamo alzare la determinazione, la voglia di chiudere le partite. Sì, diciamo che lì abbiamo avuto anche discrete occasioni, è mancata la cattiveria a livello generale, al di là delle occasioni che crei, perché poi quando sei sul campo puoi dare l'idea di voler vincere la partita e puoi dare anche a chi ti vede un'idea diversa. Noi oggi l'idea di volerla andare a chiudere la partita non l'abbiamo mai data, e anche vista dal di fuori abbiamo vivacchiato. Non abbiamo avuto quella cattiveria che una squadra forte deve avere. E poi ripeto, l'episodio non è tanto la discussione dell'episodio del 2-1, che là lo puoi subire e ci può stare. Dobbiamo cambiare atteggiamento da questo punto di vista. Tipo? L'espulsione? Nostro giocatore? Voglio dire, a un certo punto ho visto le reazioni, specialmente tutte le esperienze come Baiocco. Al primo tempo è stato un episodio, Baiocco ha avuto un fallo, ha reagito, ma poi si è chiarito tutto, è andato tranquillo, non penso che è andato oltre poi i limiti della... Ma direi sì. E dicevo, ho detto che ci hanno messo in grande difficoltà i primi 30 minuti alzando molto i ritmi, noi non abbiamo saputo reagire bene a questa situazione iniziale,
Poi chiaramente quando hanno avuto il calo dovevamo essere più bravi da approfittare, era un Fortese, era la partita che ci aspettavamo, la partita che noi ci aspettavamo, solamente che non ci aspettavamo questo tipo di partita nostra. Nello sport, nel calcio, nello sport non esistono squadre imbattibili, il campo ce l'ha dimostrato, nello sport si cade perché sennò altrimenti vuol dire che non c'è competizione, è una competizione falsa, è giusto cadere, è giusto anche rialzarsi subito, non è bravo, non è che eravamo tutti bravi e belli e adesso siamo, ma noi questo ce lo sapevamo che potevamo andare incontro a qualche incidente di percorso, è successo. Adesso dobbiamo andare a reagire subito, vedere di che pasta siamo fatti, non ci possiamo portare dietro questi fardelli nelle vittorie e nelle sconfitte. Per no, per me va bene. Sì. Nel Lega Pro ci avremo lo stesso perdere. Io non ho mai dichiarato una cosa del genere, non mi permetterei mai, sarei presuntuoso e stupido. Non diciamo sciocchezze. Cosa? Questo l'ha letto solo lei. Cosa? L'ha letto solo lei questo. Non mi sono mai permesso di dire cose del genere. Assolutamente. Però abbiamo parlato solo di salvezza. Una sana invenzione. Facciamo una pedellata di cancellare, e poi lo leggiamo. Invece molto, molto semplicemente vorrei chiedere oggi cosa hai provato con questa vittoria così intensa, così voluta, così sofferta. Io provo sempre tanta gioia quando vinco, soprattutto quando vedo lottare questi ragazzi che danno l'anima in campo, che sia l'Agragas, che sia una squadra meno brasolata dell'Agragas. La vittoria dà sempre tanta gioia, tanta fiducia e con chiunque venga dà gioia. Due partite molto diverse, quella con l'Acropoli non c'è alcun dubbio che abbiamo meritato di vincere tranquillamente, abbiamo giocato bene, abbiamo comandato tutta la partita, il risultato di 2-0 premia quello che abbiamo fatto in campo. Oggi è stata una partita sicuramente diversa, abbiamo giocato tutte e due le squadre, abbiamo avuto un tempo ciascuno, il primo tempo abbiamo fatto meglio noi, siamo stati ingenui sul gol del pareggio, secondo tempo complice anche la nostra, ci siamo tirati un po' indietro, fisicamente abbiamo mollato, mi è venuta fuori la tecnica dell'Agragas che è imponente e molto importante, sicuramente ci hanno messo sotto il profilo del possesso palla, abbiamo avuto la fortuna di andare a trovare il secondo gol. Al gioco penso che il risultato sarebbe stato più giusto il pareggio, dai. Questi due successi vi possono dare consapevolezza nei propri mezzi, soprattutto per affrontare le prossime partite. Ma sì, certo. Nella mente di un giocatore penso che l'idea di aver vinto contro l'Agras, anche se indirettamente magari può... È importante, sì, è importante vincere contro l'Agragas, l'Agropoli, sono punti che non tutti prendono, però bisogna vedere la squadra dopo contro le pari grado, perché giocare bene con l'Agropoli e l'Agragas è più facile, sai? Perché le motivazioni vengono da soli. Ecco, andiamo a vedere la squadra con le nostre pari grado, e faremo un sondaggio là meglio. Cosa provi perché stai dicendo panchina? E non so cosa provo perché manco lo sapevo di queste 100 panchine, me l'ha comunicato ora Giovanni e sono molto contento perché vivo in un'isola felice dove tutti mi rispettano, dove si può fare del buon sano calcio e sicuramente se sono ancora qua dopo 3 anni significa che ci vogliamo bene tutti insieme. Grazie.